questo bel tonno è carico. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay a razzo. Oggi, come da titolo e come a schermo, proveremo insieme Futurama. Più che altro io lo rigiocherò perché l'ho giocato tempo fa. Ringrazio ancora multiplayer.com che all'epoca aveva ancora in catalogo queste piccole chicche. Quindi sono riuscito a recuperarlo tanto tempo fa e ora lo rigiocherò. Qua ovviamente con voi. Non importa, andiamo avanti senza memory card. Potevano fare un altro gioco per PlayStation 4, PlayStation 3, cazzo. Ho un remastered, questo gioco è davvero molto divertente. Guardate qua come GTA. La parola di GTA. Gioco di Futurama. Gameplay. Nuova partita. Ok. Cotenne umane. Buone notizie ragazzi, ho venduto la Planet Express a mamma. E perché indossa quell'orrendo cappello? Questo così. Strano, molto strano. Ma è impazzito, professore. Come ha potuto vendere la società a mamma? Ma non avevo scelta, eravamo in perdita. E forse la mia idea di usare una nave spaziale per consegnare un pacco alla volta non era poi così geniale, lo facevo più intelligente. E poi voi tre non avete mai fatto pagare nessuno. È vero, mi dispiace. Che peccato. Ah, non mi pare proprio che sia la fine del mondo. Siamo arrivati alla fine del mondo. Con il recente acquisto della Planet Express, la spietata imprenditrice Mom controlla adesso la Terra possedendone oltre il 50%. Avete notato come Fry riesca sempre ad accendere la TV al momento giusto? A rischio di un articolo, questo reporter approva la fine della patetica razza umana. La situazione si fa sempre più grave. Ora sentiamo la dichiarazione di Mom. Ah, non preoccupatevi, cari. L'unico cambiamento che farò è che Madre Terra da oggi diventerà... Mom Terra. Ah, carino. Inoltre siete tutti miei schiavi. E chiunque non si presenti al rapporto prima del coprifuoco verrà distrutto dai soldati robovolanti. Don. Ok, forse col senno di poi non avrei dovuto vendere la Planet Express. Devono essere le mie cataratte. Bene, la Terra non è più al sicuro. In qualità di capitano propongo di andarcene subito da qui. Concordo. E così sia, sorella. Alla navicella. Poveretto. Navicella è fuori uso, chi mai può essere stato? Io questa volta non c'entro, lo giuro! Non importa, dobbiamo riparare la navicella e anche in fretta. Leila, presto, vai al pannello di controllo. Perfetto. E tu, Bender, dovrai sistemare la navicella. Uffa, possibile che debba sempre sistemare tutto io? E Frey, tu, cosa sai fare per l'esattezza? So ruotare tutto l'alfabeto. No, aspetta. Ho una missione per te, Fry. Trovami un martello. Sì, signore. Ok, si comincia. Allora, trova un martello, mi hanno chiesto. Il martello, se non sbaglio, era qua vicino. Sono occupato qui. La porta è chiusa. Ho bisogno di una scheda. Con questo
tutti, non dovrò andare alla PM. Il pesce che ogni cosa commenta. Ho bisogno di una scheda, proprio di una scheda. Ho capito. Eccolo il lì, martello, in fondo a quella pericolosa catasta di macerie. Godetevi il filmato, ragazzi. Cos'è successo? Sei stato schiacciato da 2 tonnellate di macerie. E sei morto! È stato divertentissimo! Non potevi prendertelo, eh? Non capisco. Se quello sono io morto, questo qui chi è? Sei sempre te! Grazie alla mia ultima invenzione, il rianimatore! Ogni volta che muori creerà automaticamente una copia esatta tramite le tue radiografie, un campione del tuo DNA e qualche crosta recuperata dalle tue scarpe da tennis! Wow! Quando lo hai inventato? Circa una settimana fa! È da allora che tento di ucciderti per testarlo! Allora, com'è stata la morte, Fry? Beh, all'inizio tutto è diventato buio, poi è apparsa una luce abbagliante e quindi la scritta Game Over! Professore, il martello che voleva per il quale sono morto. Eh? Oh? Ah, tieni pure quel rottame, te l'ho fatto cercare per toglierti dai miei capelli virtuali. Ora se vuoi cercare gli attrezzi che mi servono sul serio, perché non trovi quelli che mancano sul mio scaffale? Ok, quali? Tutti! Sono sparsi per l'edificio e senza di questi non posso riparare la navicella. Puoi trovarli e rimetterli a posto. Non c'è problema. Yeah, fuck yeah! Penso agli lati scuri della forza, iscrivendoti al canale di Jack White 28.